Allora, ci troviamo a bordo di una Xev Kitty. Mettiamo a zero lo stereo di cui è munita. Togliamo il freno a mano, mettiamo la R e siamo pronti per la nostra manovra su questa macchinina dotata anche di retrocamera posteriore. Il cambio è qui posizionato sul frontale con una levetta e siamo pronti per muoverci con la nostra automobilina elettrica. Velocità massima 80 km/h, durata della batteria che permette un'autonomia di 150 km, che ovviamente poi nell'uso quotidiano, nella vita reale, nell'impianto cittadino si riducono leggermente, ma quello che ho notato è che ci ho fatto un tranquillo Teramo Pescara circa 65 km, rimanendo con metà serbatoio. L'auto è veramente piccola, occupa a un passo che praticamente è l'equivalente di un motorino. Ha i finestrini elettrici, l'aria condizionata, l'autoradio, il servo sterzo, la retrocamera di parcheggio posteriore, specchietti retrovisori larghi e comodi da utilizzare, specchietto retrovisore centrale, ha la funzionalità di ricarica rigenerativa quando si preme il freno, possibilità di connettere il telefono in viva voce attraverso il Bluetooth, possibilità di ascoltare la musica dal telefono attraverso il Bluetooth o in alternativa ascoltare semplicemente la radio. È un quadriciclo pesante, si può già utilizzare da 16 anni, non si può andare in autostrada e in qualsiasi altra strada dove il quadriciclo pesante non può essere utilizzato. C'è chi dice che questa macchina sia brutta. Come dargli torto, la macchina è realmente particolare, ma chi compra queste auto, come l'ho comprata io, non l'ho comprata certo per il design avveniristico o per cuccare in giro, ma per la praticità. È un veicolo elettrico con tutti gli optional che io cercavo da un veicolo elettrico a un prezzo assolutamente nel mio budget. Questa macchina l'ho acquistata rottamando un motorino Aprilia Scarabeo non utilizzato da decenni a 8.500 euro. Ovviamente ho visto anche nel mondo del usato chilometri zero e ho notato che di questi veicoli se ne trovano anche a 7.000-7.500 euro, ma sono al nord, cosa che ovviamente non mi era possibile arrivare a coprire quelle distanze, e magari poi avere un service così lontano non era per me fattibile, viste diciamo che avevo voglio, non conoscendo bene il marchio, sfruttare bene gli anni di garanzia. E per farlo ovviamente l'ho comprata nuova. In Abruzzo attualmente l'unico concessionario in cui ho trovato il veicolo è PF Auto di Teramo, con cui poi quando avrò tempo vi descriverò bene com'è stata la mia esperienza di acquisto di questo veicolo, che vi anticipo non è stata indolore. Particolarità di questa macchina: il freno a mano è un pedale, è il terzo pedale. Il servo sterzo rende il volante talmente tanto leggero che
durante la guida, se si ferma e si frena bruscamente, diciamo in curva, ho avuto come la sensazione di non avere ben il controllo del veicolo. Quindi è una macchina che sì, fa 80 all'ora, ma secondo me se decidete di andarci a 80 km orari siete dei folli. È una macchina esclusivamente per l'uso cittadino, quindi l'importante è arrivare a 50 km orari e tenerli in salita. Chi è proprietario di microcarro o veicoli elettrici sa bene come le salite possono essere un grosso ostacolo per questi veicoli. A livello di sicurezza ha anche un minimo di sicurezza elettronica offerta, però ovviamente mancano dei sistemi di sicurezza che nei veicoli, che nelle vere macchine ci sono, tipo l'airbag e quant'altro. Quale airbag? Non c'è, non disponibile in nessun tipo di versione della Xev Kitty. Si parcheggia in un fazzoletto e questa è la cosa più importante. Si ricarica comodamente da casa, basta avere la presa di corrente, ma volendo si ricarica anche in colonnina acquistando a parte l'apposito cavo tipo 2. Ora io a livello di auto elettriche sono ancora ignorante, quindi mi sto documentando piano piano, ma vi devo dire che noto sia quando guido che quando la utilizzo differenze macroscopiche con quelle che era la macchina che inizialmente volevo acquistare, ovvero la Citroen Ami. È inutile che vi stia ora in questo momento a spiegare tutte le differenze che mi hanno portato ad acquistare questa rispetto a una Citroen Ami. Per tutti quelli che dicono che la Citroen Ami è più bella, non posso che rispondere: questioni di gusti, ma stiamo parlando di guerra tra brutte, guerra tra cozze. Ma al di là di questo non ho altro da aggiungere. Come si comporta in città questa macchinina lo vedete da voi. Avete lo stereo per ascoltare la musica, al quale devo ancora configurare l'orario e tutto quanto. Ho messo il mio telefono in modalità navigatore lì sulla sinistra, lo vedo discretamente bene, ma penso di spostarlo qua sulla destra. Come vedete la macchina, se vuole, spigne. Sì, li sentirete tutti. Obiettivamente è un go-kart con ruote piccolissime.
la rumorosità la sentirete dal video, è la classica di un motore elettrico di, diciamo, bassa fascia, ma di certo non rumorosa come altre microcar che ho recensito. Tra 250 metri, alla rotonda, prendi la seconda uscita su via Caravaggio. Le quattro frecce le abbiamo qua sulla zona centrale. L'aria condizionata è qui in basso, con anche la possibilità di mettere l'aria calda e lo sbrinavetri. Il tergicristallo, il mono tergicristallo frontale, non è un granché, né per qualità, perché già dal primo utilizzo, insomma, funzionava così così, quindi non vedo l'ora di sostituirlo con un Bosch come si deve. Ma la fregatura più che altro è che il suo fine corsa è qui, quindi quando piove avete, diciamo, un quinto del vetro non pulito. Il clacson ce l'avete frontale con questi due sbirulini, invece che qui sul lato come altre microcar. Me la smetto di parlare delle altre microcar, ma un'altra cosa ve la devo dire: le frecce di questa macchina tornano indietro da sole, non stanno lì fisse che le devi togliere. Prendi la terza uscita su strada delle Fornaci, quindi gira a sinistra su via delle Migranti. Sono spettacolari, perché ovviamente quando sterzi non ha un file bank il minimo sforzo, visto che è munito di servo sterzo, e in più fare manovra è veramente una roba facile facile, perché come ho detto questa macchina si parcheggia in un fazzoletto di terra. Spero che il video introduttivo di questa macchinina vi sia piaciuta. Se avete domande da farmi, fatemele pure, senza problemi. Critiche, sempre ben accette, ma si sa, sulle macchine è questione anche un po' di gusti, praticità e ciò che ci se ne deve fare. Questa macchina serve per portare la mia compagna al lavoro, che dista pochi chilometri da casa sua, per lasciare la macchina a quattro posti per la famiglia, a disposizione della famiglia mentre lei è al lavoro.